Benvenuto nella scuola padana dell'asilo. Per chi non mi conosce, io sono il responsabile della struttura, mi chiamo Massimiliano Melchiorre e siamo onorati, insomma, di dare lo start-up presso la nostra scuola. È un inizio importante di un progetto importante, è un progetto con i signori che adesso vi presenterò, che ci siamo promessi che non sarà fine se stesso al progetto, ma sarà un progetto in cui abbiamo l'intenzione di portarlo avanti e quindi di dare una continuità a tutte le famiglie quindi, che vogliono aderire a questo progetto. È un progetto importante ed è un progetto importante perché noi come scuola paritaria, adesso chiediamo confermo anche all'assessore, che lavora invece con la scuola pubblica grazie al suo comprensivo, penso che in Abruzzo non ce ne sono. E siccome di questo siamo veramente onorati, perché di fatto diciamo che come scuola paritaria rompiamo ogni tabù che esiste tra scuola paritaria e scuola pubblica e appunto ci apriamo, diciamo, al mondo esterno attraverso queste attività che comunque si rendono veramente molto molto importanti. E quindi un'apertura anche verso la società esterna, verso le famiglie esterne che non frequentano la nostra scuola, e questo è un segnale veramente molto molto importante per tutta la società. E passo alle presentazioni, presento l'assessore Valeria Scorca, che la ringrazio per essere venuta per lo start-up, e Orazio, che fa parte dell'equipe della struttura che abbiamo messo in piedi dell'organizzazione, è un sociologo e quindi si occuperà di tutta la parte diciamo, di studio e di ricerca del progetto. Poi abbiamo il dirigente scolastico Sandro Di Gregorio, che non ha bisogno di presentazione. E poi abbiamo Ambeca con la signora Guerini, che presenta Ambeca, che è la parte, diciamo, della formazione e della struttura e dell'organizzazione. Passo subito il microfono all'assessore Guerini, che fa un saluto e grazie per essere presente. No, salve. Passo subito a Sandra. Sarò breve, questa volta non è un modo di dire, lo sarò davvero. Ringrazio voi che siete intervenuti, ma per voi questa è la prima tappa dei genitori e degli studenti di questo progetto che, come diceva Massimiliano, va oltre, di fatti si intitola Mi Oriento Oltre, vogliamo andare oltre quelli che sono i tempi della scuola, oltre quelli che sono anche gli anni scolastici, cioè vogliamo orientare oltre, vorremmo orientare con queste attività nella vita, vorremmo far amare la scuola e tutte le attività che attraverso la scuola, con la scuola, progetti, laboratori, possano fare in modo che i ragazzi siano tra di loro inclusi, ora uso questo termine, che mi piace perché integrazione poi non è un grande termine, quindi questa inclusione, questo stare insieme, ognuno con la propria specificità, è quello che ci piace. Questa è un'opportunità che noi abbiamo colto con i POR insieme alla scuola, insomma, una proposta che ci siamo fatti reciprocamente, neanche ponendoci il fatto se fossimo i primi o non i primi, ma perché c'è, insomma, questa vicinalità e quindi anche questa anche comunione di intenti, spesso con altre attività, con Massimiliano, con la scuola Parità del Figlio della Croce. Quindi questo è, diciamo, il primo incontro con questo. Quindi questa sera vorremmo dare un po' anche l'impronta di quelle che saranno le altre attività. Ho terminato davvero, grazie di nuovo, poi vi daremo il calendario di tutti gli altri laboratori. Sarà un laboratorio ben impegnativo ma divertente, ve lo garantisco, perché abbiamo veramente persone che ci credono, brave, sensibili, vedrete, sarà veramente bello. Ringrazio l'assessore, adesso posso passare la parola all'assessore, perché Orazio è lui che ci coordina, nel senso che questo progetto poi vuole essere anche un momento di studio importante, di riflessione, quindi va bene. Allora. Vabbè, grazie. Però per dare qualche elemento di riflessione all'assessore, ovviamente i progetti sono tanti, quindi non è che... Ecco, perfetto. Io faccio così. Ti presento gli esperti, quelli che voi nel bando li chiamate esperti, e i tutor, e gli esperti di ciascun laboratorio,
così tu capisci i laboratori che noi dobbiamo fare, che sono alquanto innovativi, almeno mi auguro. Allora, la dottoressa Rosaria Spagnolo, alzati un attimo e la facciamo e la presento per voi. Lei vi farà fare il laboratorio teatrale, quindi poi dovete fare degli sketch, dovete fare teatro, su dovete fare delle cose. Mi piace il teatro. Sì. Poi dietro alla Rosaria ci sta Paola Chierchi, che invece è partito questo applauso, credo, da quella che insegna lei, no? Ecco. Il fan club, come dice l'assessore, invece lei fa il coding, è l'esperta di coding ed è anche insegnante di una delle scuole della Spagna. Poi c'è la signora Silvana della Vigna, che è la responsabile, l'esperta del dopo scuola, perché non è che fate solo le cose che vi piacciono, è solo fare un po' di dopo scuola. E poi sempre prima di dopo scuola a Mastic e il questo signore invece, sì, però presentare il signore, lo presenterà Alessandro. Quel signore che sta lì invece è l'esperto di Cineforum. Voi verrete qua alcune domeniche insieme alla famiglia, insieme alle, possibilmente magari anche con altri, perché è aperto il Cineforum e lui proietterà delle belle pellicole, una delle quali vedete stasera. E poi si farà una faremo una chiacchierata, no? Stasera vado alle prossime volte. Quindi Cineforum, dottor Alessandro Toffoli. Il tutor invece del Cineforum è la professoressa Silvia Colantone, che la conoscete, delle Paolucci. Poi c'è un laboratorio di psicomotricità, e tu che sei psicologo sai quanto è importante. Lui mi ha detto no. No, non è, me l'avevo confuso. C'è il professor Marco Laverghetta, lo conoscete? Che sta di educazione fisica, farete con lui la psicologia, i ragazzi della precaria, è un po' come questo fa la famiglia. Poi ci sono altri tutor che vi presento, il dottore Emanuele Di Nardo, si alza, la dottoressa Silvia Di Virgilio. Poi sentite, ci sta un laboratorio il cui esperto non sta qua ed è un laboratorio di orto. Ci darà una mano la signora, eccola lì, lei è proprio ortolana, no, mio marito, coinvolgeremo i genitori quindi e il laboratorio di orto sarà fatto dal dottor Carlo De Libertis. Aggiusteremo, sistemeremo, pianteremo, non so come dire, un orto qui e un altro alla Spataro. Ti piace fare l'ortolano? O capire come, no? E capire come nascono le piante, come mettere insieme. Di mangiare è importante. Fate tesoro di tutto quello, di tutte le opportunità che noi vi quindi assessore, abbiamo detto cinefono, teatro, coding, psicomotricità, orto. No, MDR, non c'era professoressa, la dottoressa psicologa, tua collega Stella Rapino, e di cui è tutor anche Silvia con Antonio in laboratorio, ce ne manca un altro, che mi sono scordato? Eh? Ah, e c'è il dopo scuola, e chiaramente c'è il dopo scuola. C'è la professoressa Gloria Pellini, ecco, me l'ho scordata, e un applauso alla professoressa. Ragazzi, penso che vi troverete bene con queste signore che vi, ce ne sono anche altre che stasera non ci sta, c'è la maestra Lidia Vallaroro, chi di voi la conosce? Lidia e Barbara Lucci che non stanno qua, sono della primaria. In totale abbiamo 12 tutor e 7 esperti più per ogni laboratorio, più i tre dello sportello, quindi c'è una mia collega, io sono un sociologo e un assistente sociale, e poi c'è lei che ha... Sì, vabbè, questo lo sappiamo. Allora, solo questo per fare... Io una cosa voglio promettervi, ma il progetto, c'è anche il dottor Pascal, un saluto, e un applauso a tutti.
perché è un collaboratore importante dell'assessorato e dell'assessore. Quello che voglio promettere è che alla fine, insieme a questo gruppo di ricerca che insomma sta con noi, faremo un volume che già dico la casa editrice, che ci ho parlato da Franco Angeli, che si chiamerà Valutazione di impatto. Il titolo non è mio, poi ti dico chi me l'ha suggerito, per raccontarti, per darti strumenti e farti diciamo, vedere com'è questa realtà e che cosa emerge dato importante investimento che voi avete fatto su queste. L'ultima cosa, su queste due che sono, voglio ricopiarmi il titolo, veramente, te lo dico da così, studioso, scuole, sono veramente scuole aperte e inclusive. Intanto la formulazione di impatto mi suggerisce qualche pallina di qualche mio amico, perché che cosa succede? La prima appena sono diventata assessore, la prima volta che ho incontrato Raimondo mi ha detto: il problema di tutti questi progetti che noi facciamo, perché in effetti ne facciamo tanti, è che quando finiscono non abbiamo nessun risultato esatto, nessuno che poi raccoglie i risultati e li mette per iscritto. Quindi questa cosa è assolutamente innovativa. Io vi ringrazio intanto per tutto l'entusiasmo, per questa bella equip e perché avete veramente colto nel segno tutto quello che stiamo cercando di fare e di mettere in piedi in regione. Partiamo dal cinema. La regione Abruzzo da 3 anni con grande fatica cerca di organizzare la settimana del cinema, una settimana a Pescara dedicata a tutte le scuole, quindi io vi invito per il prossimo anno, si fa ogni anno a novembre. Perché? Perché crediamo che il cinema, e quindi avete proprio colto perfettamente, crediamo che il cinema sia importante perché diamo a questi ragazzi un'alternativa alla PS4, alle Pokémon, insomma a tutti i giochetti che io, insomma io conosco la PS4, come si chiamano i giochi che fate voi? GTA 18. Ale, io non sono sempre preparata, qualcosina. Per cui diciamo che esiste anche altro, no? E quindi il cinema è importante, comunque l'avvicinarsi all'audiovisivo. Esatto. E poi, esatto, è anche uno strumento importante per veicolare dei contenuti importanti. Tante volte alcune questioni che riguardano le emozioni o la storia o dei fatti, è difficile raccontarli a voce. Le emozioni che ci danno il cinema consentono poi di trattare un argomento delicato in classe in maniera importante e insomma di impatto. Il film di questa sera è bellissimo. Chi è che l'ha visto? Nessuno. Pochi. È bellissimo. Vedrete com'è bello. È un po' lunghetto, però vale la pena perché il tempo corre velocissimo. Il film di questa sera ci dirà che bisogna credere in se stessi sempre, anche quando ci sembra tutto buio, anche quando certe volte facciamo fatica o abbiamo paura di alcune cose. Questo film ci dice di non avere paura perché la risorsa più grande ce l'abbiamo dentro, che è la nostra forza. E quindi il cinema è assolutamente un veicolo importante e vi faccio i complimenti. La seconda cosa, l'agricoltura. La prima volta, vero Raimondo, che abbiamo fatto questo bando scuola aperte ed inclusive era l'anno dell'Expo. L'anno dell'Expo che è stato un anno dedicato all'agricoltura, perché se uno coltiva bene e i frutti della terra sono buoni, mangia sano e quindi la salute e il benessere migliorano. Quindi il primo anno abbiamo fatto un avviso molto, come dire, tarato molto su questo argomento, quindi sono veramente molto felice e devo dire che le scuole si sono scatenate, hanno chi ha adottato alberi, di, insomma veramente. Faremo due ore. Ecco, qui faremo due ore, bellissimo, quindi sono veramente contenta di questo. Il terzo argomento è il coding. Anche qui io ringrazio questo territorio perché ecco una protagonista del coding. Perché io ho scoperto il coding qui, forse tra Lanciano Pasto più o meno, perché il progetto che avete cominciato a fare mi ha talmente tanto
tanto entusiasmato che quest'anno in scuola aperta ed inclusive abbiamo detto fare il coding, e voi l'avete fatto. Quindi veramente avete colto tutto quello che stiamo cercando di dire anche che per le scuole sono, e per i ragazzi soprattutto ovviamente, sono importanti. Poi tutta la parte che riguarda i bisogni educativi speciali o come dire l'andare incontro a delle risorse diverse dei ragazzi, anche esatto, assolutamente aiutarli nello studio, che chiaramente ed era anche qui la prima volta che mettevamo questo tipo di attività all'interno del progetto, quindi credo che ne abbiate colto veramente il segno. Io ho fatto la mia tesi era sul teatro, quindi perché il teatro era come strumento di aiuto nei ragazzi tossicodipendenti, quindi per me il teatro è uno strumento importante perché si va a capire quali sono le proprie emozioni, le si butta fuori, c'è un confronto con se stessi, con l'altro, con il personaggio, con il palco, insomma il teatro è uno strumento potentissimo. Quindi ragazzi, qui vi metteranno alla prova, vi potrete divertire tanto, ma anche e soprattutto imparare tanto. Voi andate tutti in classe insieme? No! E questa è l'altra cosa bella, e cioè che è il primo progetto, è l'unico progetto che vede, l'hai detto tu prima, che vede due scuole diverse, perché c'è una scuola paritaria e una scuola statale, lavorare insieme, quindi conoscerete ancora tanti altri ragazzi di un'altra scuola, quindi anche questo è molto importante, e questo anzi, questo è fondamentale perché il titolo del progetto si chiama Scuole Aperte e Inclusive, quindi insomma davvero questo progetto vi consentirà di aprirvi all'esterno, quindi io sono, da quello che vedo e che sento, sono certa che ci sarà un grande successo, e questo libricino della Franco Angeli insomma avrà tante pagine, quindi veramente buon lavoro, in bocca al lupo, e in bocca al lupo anche per la scuola a voi ragazzi, in bocca al lupo, grazie. Una cosa fuori programma, un ragazzo, uno qualsiasi di voi, vuole venire a dare un bacio all'assessore a nome di tutti? Tutti per favore. Tutti. Ci va? No, venire una donna, non ci vengono. Allora una donna che viene a dare un bacio. Va bene, grazie. Assessore, siamo un po' con... Va bene, la successiva. Buon film. Va bene.